È ora della mia colazione. Cosa ci sarà? Oh, il mio preferito, i cereali. Ehi, nonna! Oh! Mi hai quasi spaventata a morte, sono anziana! Scusami. Oh, ma guarda che casino! Non volevo! Adesso dovrò ripulire tutto quanto! Un tale spreco! Mi dispiace così tanto! Mi farò perdonare, ma come? Lo so! Piega il coperchio della scatola dei cereali, pizzicandolo forte. Ecco qui, nonna! Niente più cereali che si rovesciano! Oh, meraviglioso! Ma guarda un po'! Fammi provare! Una piega qui, un pizzico lì! Ho fatto bene? Sì! Adesso però dammi le mie patatine! Non così in fretta, la nonna ha fame! Vai, siamo riusciti a prendere l'ultima torta! Speriamo che gli piaccia! Hai sentito? Non era niente! Quasi dimenticavo! Ci mancano i cappellini! Bel cartello, vero? I dettagli fanno la differenza! Bibite pronte! Abbiamo quasi fatto! Oh, è venuto così bene! L'ultima cosa... Dobbiamo accenderle, giusto? Lo hai sentito? Arriva! Dobbiamo andarcene, su! No, di qui! Oh no! La torta! Ne ho staccato un pezzo! Ehi, che succede? Tutto questo è per me! Tanti auguri! Wow! Cucchiaino? Torta in tazza, che meraviglia! Siete così creativi, ragazzi! Sì! Alla salute! La torta in tazza è stata un successo! Oh, è un'anguria! Sta rotolando? Eh sì! Presa! Avanti, aprila! È tutto ok, ci penso io! Non preoccuparti! Ecco! Lo avvolgerò attorno a questa freccia! Mi sembra un po' complicato! Fidati! Sai come usarlo? Sono un'esperta! Oh. C'è un biglietto! Au! Madison è nei guai! Devo andare! Au! Che succede? Questa! Puoi tagliarla con una mossa di karate? Ok, state indietro! Potrebbe diventare disordinato qui! E ho finito! È stato fantastico! Ho solo fatto il mio lavoro. Non sarà facile da mangiare. Che facciamo? È dura. Wow, guarda! Questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Lo metterò sull'anguria. Poi premerò verso il basso e... Adesso ho una fetta d'anguria, vedi? Dammi! No, è mia. È così gustosa. Non servono strumenti fantasiosi, solo un bicchiere. E posso usarlo per tagliare l'anguria. Poi lo scuoto e... via! Non male. Non vedo l'ora di assaggiarla. È buona. Anch'io una fetta. Deliziosa. Proviamo questa. È stupefacente. È ora di mangiare! Aspetta un secondo, manca sicuramente qualcosa. Ecco la mia marmellata, adoro questa roba! Il coperchio è bloccato! Ehi, David, ho bisogno di qualcuno di forte! Oh? Qualcuno forte? Immagino stia parlando di me. Ehi, che succede? Mi apri questo barattolo? Certo, ti posso aiutare! Prendi, devi tenermi il manubrio. Pensavo fosse più pesante. Sì, questo coperchio è bloccato, eh. Allora. Dai, barattolo, apriti. Ok, un attimo, questo barattolo mi sta facendo sembrare debole. Ehi, come va? L'hai già aperto? Sì, e beh, sai com'è. Ancora non ci sono riuscito. Aspetta, sembra che mi stiano chiamando, arrivo. Devo rispondere, scusa, torno subito.
Ok, mi sta guardando. Corri! Va bene, sono al sicuro. Stupido barattolo, mi stai facendo fare una brutta figura. Aspetta, del nastro adesivo, questa è la mia salvezza. Metterò del nastro adesivo sul coperchio in questo modo. Mi assicurerò che sia fissato bene. Adesso tiro! Sì, l'ho aperto, sono un genio! Oh, è tornato. Bene, mi sta venendo fame. Scusa per prima. Ho la tua marmellata proprio qui. Lascia che finisca di aprirla per te. Come diavolo hai fatto? Sì, non è niente. Devo assolutamente finire questo tema oggi. Oh, ma ci sono briciole ovunque! Cavolo, ho fatto un bel casino, eh! Aspetta, mi è venuta un'idea! Niente più briciole! Al lavoro! Se vorrò una patatina mi basterà fare così. Mangiare senza mani fa meno briciole, giusto? Ne voglio un'altra. È la cosa più intelligente che abbia mai fatto. Con le mani pulite finirò questo tema in un attimo. Quando i genitori non ci sono, ci si diverte? Ho appena inviato questo messaggio, vedi? Salve, festaioli! Vieni qui, Claire! Ma questa roba si mangia! Ho tanta voglia di fare festa! Ah? Arrivare fin qui mi ha messo fame! Ok. Ehi, ciao! Che cos'è quello? Non esco mai senza di lui! La gabbia è vuota. Beh, starà qui da qualche parte. Ah, ma che bella giornata! Del coriandolo fresco dal mio giardino. È bello intenso. È davvero intenso. Ehi, ragazze! Oh, non ho portato nulla io. Posso entrare? Certo. Divertiti. Questa festa è proprio animata. Non c'è neanche tanto cibo. Oh, che gentile che sei. Questo fiore forse si può mangiare? Oh, che dovremmo fare? Ma certo! Ci eravamo scordate della friggitrice ad aria! Guarda quanta bella roba! Le patatine sembrano buonissime! Bingo! Non c'è niente al formaggio? Diamoci dentro! Oh, pensi che quest'olio basterà? No, non ce ne serve così tanto, solo un cucchiaio. Oh, Anna! Meno olio significa meno calorie e snack più sani! A tra poco, ragazze! Le cose si cuociono anche più velocemente. E in pochissimo tempo, ecco delle patate croccanti. E adesso facciamo le mozzarelle fritte. Riesci a credere che non siano fritte? Gli ospiti, ricordi? Qualcuno vuole alette di pollo? Aggiungi la salsa preferita e via! C'è molto spazio qui dentro. In più, senza tutto quell'olio, niente sensi di colpa nel mangiarle. Ehi, amici, venite a prenderli! Sembrano gustosi, vero? E ci abbiamo messo meno di un'ora a farli. Avete ordinato a domicilio, forse? Passa le alette. E sono così croccanti. Oh, che buone queste mozzarelle fritte. Ah, non c'è niente di meglio di queste patatine. Adesso sembrano tutti contenti, la festa è salva! Ma sono le 9:30! Dobbiamo togliere tutto! Dai, su, una passata veloce! Oh, grazie! Olivia? Portala fuori! Portala fuori, eh? Un brindisi al nostro primo appuntamento! Ma sei matta! Fuori, nella spazzatura! Ah, cavolo!
serve soltanto una sciacquata. Così. Sfila il cestello in questo modo e lavalo come un normale piatto. Si può anche mettere nella lavastoviglie. Adesso passiamo al grande cestello. Poi basta richiuderlo e hai fatto! Facile, vero? Sono tornati! Oh, ciao ragazze! Ciao mamma! Oh, la natura chiama! A dopo! Accidenti, ci siamo andate vicino! Grazie, piccoletto! Oh, le capesante non sono state una buona idea. C'è qualcosa di diverso qui. Voglio un po' di latte. Oddio, è finito! Non basta nemmeno per un bicchiere. Vabbè, non posso farci molto. Torniamo alla TV e ai miei biscotti. Buonissimi, buonissimi! Oh, ma che diamine! Il mio biscotto non ci sta in questo bicchiere. Deve esserci un modo per farcelo andare. Oh, immagino che dovrò versare il latte sui biscotti. Oh, il mio biscotto! Che pizza! Eccolo qui. Au, che dolore alla testa! Non posso credere di averlo appena fatto. E di certo non mangerò il biscotto adesso. Aspetta un attimo. Ho questo vassoio, gli spazi vuoti e il bicchiere. Potrebbe essere veramente così semplice. Vediamo. Verserò il latte negli spazi vuoti all'interno del vassoio. Spero che non fuoriesca. Sembra che stia reggendo. Sono un genio. Posso immergere i biscotti nel latte e mangiare la mia merenda deliziosa. Aspetta un attimo, che schifo! Sarà il latte, fammi controllare la data di scadenza. Va bene, oggi è... No! Pane e Nutella. C'è qualcosa di meglio? Io ci aggiungo qualche dolcetto. Non è mai troppo cioccolato. Oh sì! Adesso mi faccio un bel panino. Che buono! Pura perfezione, sì. Però ho ancora un po' di fame. Lily? Che cosa ti ho detto sui dolci? Uno alla volta, su. Un po' di verdure? No, papà! Ma ti fanno bene. Devi crescere, lo sai. Un giorno mi ringrazierai, tesoro. Non ne sono così sicura. Beh, non sono mica un coniglio. Ma papà non lo sa che ho una scorta segreta. Zucchero! Però mi sento in colpa. Non devo farmi influenzare, su. Posso forse trovare un compromesso. Ho un'idea, sì. Prendi una fetta di pane e con un bicchiere fai un buco al centro. Proprio così. Come se fosse uno stampo per i biscotti. Fallo su diverse fette. E adesso versaci delle caramelle. È il nascondiglio perfetto. Non scordare l'ultima fetta. Eccolo che torna. Va già molto meglio, vero? Sa di terriccio. Che schifo. Ma meno male che ho questi. Questo sì che è un pasto decente. Oh, adesso ho un cappello nuovo. Mi sta bene? Oh. Preso! Bella presa! Ci è mancato poco. Ecco qui. Oh, guarda che cosa ho io. È un simpatico stampo da coniglio. Inizierò separando l'uovo. Metterò l'albume in un bicchiere e il tuorlo nell'altro, poi lo frullerò. Metterò lo stampo in una teglia. Posso usare questa siringa per mettere l'albume nello stampo. Così non faccio pasticci. Userò una seconda siringa per il tuorlo. Questi saranno i suoi occhi. Penso che sia pronto. È un coniglietto carino. Oh, bello. Chi era quel tizio? Oh, questo mi serve. Oh! So cosa farci!
Ho ritagliato un cuore e ora lo terrò fermo con questa forchetta aggiungendo l'albume. Lo verserò intorno al pezzo di cartone e... sì, lo farò cuocere. Adesso rimuovo con cura il cartone e aggiungerò il tuorlo usando questa siringa. Non ci vorrà molto. Ora lascio cuocere l'uovo. Sembra pronto. Lo adoro. Mi piace. Manca una sola cosa. Anche no. E puoi tenere il tuo uovo. Ma siamo ancora amici, dammi il pugno. Sei proprio strana. Questo gioco è difficilissimo. Ma sto andando alla grande. Mi serve energia, dov'è quella bibita? Il cattivo mi sta raggiungendo, no? Oh no, me la sono versata addosso. Tieni una cannuccia. Adesso sarà tutto più semplice. Furba! Così posso bere e giocare. Devo solo riuscire ad acchiapparla. Che cosa c'è che non va adesso? Cannuccia, vieni qui! Ha ancora bisogno di aiuto, è incredibile. Senti, toglila. Gira la linguetta verso l'apertura così. E adesso infilaci la cannuccia, vedi? Ecco fatto, adesso non si muove più. Ma come fai ad essere così sveglia? Aveva ragione, funziona! Quelle patatine erano così buone. Ma io ho ancora fame. Ci sarà qualcosa qui? Oh, forse il frigo? Lo sapevo! Vieni da mamma. Lo mangerò tutto quanto. Au! Ma com'è duro! Forse è stato in frigo per troppo tempo. È duro come un sasso. Oh, hai un panino? Grazie! Oh, mi cascheranno tutti i denti! Guarda questo trucchetto, però! Vuoi ammorbidire un panino? Assicurati che sia bello bagnato! Proprio così! Mettilo poi nel forno! L'ho già preriscaldato e adesso aspettiamo! Circa 5 minuti! E adesso mangiamolo! Dovrebbe essere soffice e caldo! Guardalo! Olivia, era mio, ti ricordi? Bella festa, eh? Adoro questa canzone! Oh, cocktail! Ma dai! C'è un ragazzo troppo figo laggiù! Quanto è figa questa cannuccia, sto benissimo! Balla con lui, vai! Oh, ehi! Ciao! Io, mi piace la tua cannuccia! Grazie. Balla con lui. Questa canzone è così bella. Ha una foresta sotto le ascelle. Ma dove è andato? Hai un po' di peli, sai, proprio lì. Oh mio Dio, che figura! Credo che ti serva anche un po' di deodorante. Questa caramella è proprio l'ideale. Prendi una candela e un cucchiaio di metallo. Accendi la candela. Metti la caramella sul cucchiaio. E aspetta che si sciolga. Mescola facendo attenzione che non bruci. Lascia raffreddare leggermente. E poi applica sui peli superflui. E il gioco è fatto. Ecco la ceretta fatta in casa. Eccomi! Le caramelle hanno funzionato. Guarda, liscia come il sedere di un bambino. Sì! Dov'è il tipo, eh? E la cannuccia aveva delle pieghe, era incredibile! Che noia, chi ha bisogno degli uomini? Dunque, devo solo assicurarmi che la contabilità torni. Mi sembra che vada bene. Fammi vedere qui. Che ore sono? Non è ancora ora di pranzo. Devo ricordarmi di fare questo. Svuoterò questa casella. E adesso che ore sono? Non è ancora ora di pranzo. Mancano ancora pochi minuti alla pausa. Un po' di più, solo un po' di più. Ah sì, la sveglia per il pranzo! Fammi togliere tutto di torno. Sì, è tutto il giorno che aspetto.
Ma che casino che ho lasciato! Fa niente, ho una soluzione. Devo solo tagliare il pacco in questo modo con le forbici. Taglierò un quadratino tutto intorno alla parte superiore in questo modo. Ecco qui, dovrebbe andar bene. Adesso ho solo bisogno del mio bollitore elettrico per riscaldare l'acqua. Sì! Verso l'acqua nella mia piccola busta. Sono un genio. Dovrebbero decisamente pagarmi di più per lavorare qui. Aspetta un attimo. C'è troppa gente qui fuori. Non voglio che nessuno mi veda mentre mangio. Ecco qui. Ho finalmente un po' di privacy. Sembra che i noodles siano pronti. Fammi assaggiare. Oh sì, adoro l'odore del pollo al mattino. Che buoni questi noodles. Allora, che facciamo? Oh, guarda quante fragole! Che buon odore! È così succosa! Potrei mangiarle tutto il giorno, stevi compresi! Devi mangiarle correttamente, devi sapere come gustarle. Rendila un'esperienza. E naturalmente devi avere gli strumenti giusti. Questo piccolo gadget rimuove gli steli, così. Basta afferrarne una e girare. Niente più foglie o steli! Molto meglio. Sì, sì, come no. Pensi di essere così intelligente. Torno tra un attimo. Devo essere veloce. Gli farò vedere io. Ciao, ho bisogno della tua cannuccia, per favore. Un attimo. Andiamo, sbrigati. Grazie. Che strano. Ok. Sto arrivando, David. Oh, sono tornata. E questo è quello che mi serve. Guarda un po'. Spingerò la cannuccia attraverso il fondo della fragola e non c'è più lo stelo. Ah? Ingegnosa, ben fatto. Che ne dici di fare a cambio? Ecco qui. Sarà divertente. Spiazzerò tutti quanti con questa cena deliziosa. Basta usare ingredienti freschi, giusto? Oh! Oh, credo che il pollo sia pronto. Ma che delizia! Oh, beh, forse un po' troppo cotto. Avrà ancora un buon sapore, vero? Posso rimediare, giusto? Accidenti, ma perché il timer non è scattato? Mi hai fregato, stupidino! Mi serve una soluzione al volo! Ci sono, che genio! Pronto, e vorrei fare un ordine, salve. Grazie. Che velocità, grazie ancora. Ha un profumo migliore del mio. Non è bellissimo? E sul piatto? Sì, sembra proprio opera mia. Oh, l'ospite. Che buon odore. È per me. L'ho fatto io. È caldo, stai attenta. Oh, è un po' incasinato, vero? Direi di sì. Per me basta così, grazie. Ma era davvero buono. Ti faccio vedere una cosa, ok? Sei pronto? Prendi una piadina e tagliala a metà, proprio così. Poi su ogni quarto aggiungi un ingrediente. Potrebbe essere un condimento oppure una salsa. Vedi? Piega ogni quarto in questo modo uno per volta. E l'ultimo? Perfetto! Così non cascherà niente. Tieni. Buono, vero? Non li farai mai più in nessun altro modo. No, ma perché cucinare ti fa sentire come se stessi in prima fila ad uno spettacolo acquatico? Fa fare a me. Le tue mani! Sto soltanto controllando l'olio caldo. Sì, va bene. Oh, ma chi sarà? Oh, mi ero dimenticata della zia Mary! Siete ufficialmente al comando finché io non torno. Figo, vero? È questa la ricetta? Ci sono un sacco di passaggi. Wow! Ok, io affetto le verdure.
Questa cipolla è scivolosa, cavolo. Tagliare le carote invece è facile. O forse no. E adesso questo ragazzone... Ah, non riesco neanche a tenerlo in mano. Oh no! Le patate! Cavolo, che disastro! E a chi piace lo stufato bruciacchiato? Sarà la mia fine! Mamma, la cena è pronta? Chi l'ha cucinato? Hai bruciato il pollo! Puzza di falò! Dobbiamo mangiarlo per forza! Non è colpa mia! Non ho mai cucinato da sola! Olivia? Possiamo mettere tutto nella friggitrice ad aria, così non faremo fatica! Facciamolo! Allora, prima la colleghiamo alla presa e adesso possiamo cucinare come veri chef. Carina, vero? Fatti da parte, ci pensa l'esperta. Preriscalda per 5 minuti. Fatto! Adesso sciacquiamo le verdure e sminuzziamole tutte quante. Adesso sì che va meglio. Quel vestito sta proprio funzionando. Una volta che il pollo è marinato, puoi metterlo tutto intero. L'alta temperatura renderà tutto sia croccante che succoso. Guarda, cotto alla perfezione! E cuoce anche le verdure, sai? Ti basta metterle dentro, così. E poi aggiustare le impostazioni. Saranno cotte in metà del tempo necessario di solito. Chi vuole delle verdure calde al vapore? E adesso assaggiamo. È il turno delle patate? Non ho neanche aggiunto l'olio. E ci ha messo pochissimo. Guarda, sono belle dorate. È abbastanza capiente per cucinare per 3 o persino per 6. Non ci posso credere! Il cibo sembra uscito da un ristorante elegante! Guarda il pollo! E che atmosfera magica! Direi che è stato un successo, vero? Ragazze, ma avete fatto tutto da sole! Oh! È un miracolo di Natale, allora! E pensare che abbiamo fatto tutto con la friggitrice! Si potrebbe fare tutto il pranzo di Natale lì dentro! E verrebbe delizioso! Prendete quanto ne volete! Ce n'è abbastanza per tutti! E il pollo è davvero succoso, tutto grazie a voi, ragazze! Soprattutto io! Ma la friggitrice è stata una mia idea! Sicura? Qualcuno ne vuole ancora? Penso che tutti ne vorranno ancora! Ah, ma che bel Natale quest'anno! Ehi, ho preso le patatine! Sì, le adoro! Oh, tu per prima! Non si possono mangiare senza il ketchup! Oh, sì! Il mio preferito! Ah, non credi che sia un tantino troppo? No, grazie, non mi piace sulle patatine! Mi piace di più immergerle! Quindi mi serve un posto dove versare il ketchup. Ok, i bordi sono belli che piegati. Adesso posso metterci il ketchup. Vedi, è un piccolo vassoio. Posso usarlo facilmente. Come ti pare? Ah? Che cosa ho sulla mano? Ma da dove arriva questo ketchup? Oh, il contenitore perde da sotto. Caspita, è tutto rovinato. Ma che... Caspita! Sei piena di patatine, sai? Ti ho detto che stavi usando troppo ketchup. Divertente. Meno male che ho ancora il mio hamburger. Oh, che giornata, la peggiore di sempre! Un po' di ketchup? Fatto! Ciao, mamma! Tesoro, spero che tu abbia una bella giornata a scuola. Ti ho preparato degli hot dog per pranzo. Grazie, mamma. Nella scatola del pranzo vanno...
E forse se lo giro in questo modo dovrebbe entrare. Mamma, forse se metti giù l'hot dog posso farcela, tesoro? È tutto ok, comprerò qualcosa a scuola. Ferma, torna qui. Ti ho preparato un buon pasto e nutriente, lo avrai. Ci penso io. Ah, questo sacchetto della spazzatura è perfetto. Non essere sciocca, il sacchetto ermetico andrà bene. Ecco, tesoro. Non lo mangerò. Perché no? Oh, capisco. Il pranzo è rovinato. A meno che... questa paletta tagliatorta potrebbe aiutare. Scalda il bordo della paletta con un accendino. Prendi un sacchetto ermetico e taglialo a metà con la paletta. Adesso ci sono due sacchetti sigillati. Perfetto per gli hot dog. Buon appetito! Ottimo! Grazie, mamma! Hai mai usato trucchi come questi? Faccelo sapere nei commenti e non dimenticare di condividere il video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri fantastici video come questo.